Ciao a tutti, continuiamo con la parabola. Ieri abbiamo visto come si disegna la parabola, per cui se vi siete persi l'introduzione, mettete stop, vi invito a guardare prima l'altro video in modo tale da seguire un percorso lineare, step by step, e arrivare alla fine di questa playlist in cui avete imparato tutto quello che c'è da sapere prima di un compito sulla parabola. Oggi andiamo a vedere le formule che vi capiteranno negli esercizi sulla parabola. Sapete bene che io odio far imparare a memoria le formule. Ve le ho messe qui perché sono sicura che anche in classe l'insegnante ve le avrà spiegate. Io vi consiglio di tenerle a portata di mano e di consultarle ogni volta, perché negli esercizi vedrete che ci torneranno utili. Noi, data una parabola che ha equazione di questo tipo, abbiamo sempre un vertice, e abbiamo detto che il vertice è il punto che sta più in basso nel caso di una parabola felice, o il punto che sta più in alto nel caso di una parabola triste. Pensiamo a una parabola triste come a una montagna, e quindi c'è la cima che è il punto più in alto. La formula per trovare il vertice è questa qua, e abbiamo già visto ieri. Poi abbiamo il fuoco. Il fuoco è un punto che ha la stessa coordinata x del vertice, e la y si trova in questo modo. Graficamente il fuoco è un punto che è interno alla parabola e che appunto ha la stessa x, quindi sta sull'asse di simmetria. L'asse di simmetria è un'equazione del tipo x uguale a qualcosa. Perché x uguale a qualcosa? Perché voi sapete, se avete visto la mia playlist sul piano cartesiano, che tutte le rette parallele all'asse y, cioè verticali, hanno equazione x uguale a un numero. Nel nostro caso sarà x uguale meno b fratto 2a. Quindi, come potete vedere, questo meno b fratto 2a appare in maniera ricorrente in ben tre formule. Per cui sono sicura che alla fine, a forza di fare gli esercizi, a sfinimento lo imparerete a memoria. Questo è l'unico punto che forse imparerete delle formule. Tutte le altre le potete consultare. L'asse di simmetria è quella retta che divide la parabola a metà. Tant'è vero che ieri vi dicevo che se pensate di mettere uno specchio in corrispondenza di questa retta, la parabola è speculare, quindi questo pezzo di ramo è ribaltato ed è speculare a questo pezzo di ramo. Andiamo a fare un esercizio semplice per vedere in pratica come utilizzare queste formule. Abbiamo questa parabola, dobbiamo trovare il vertice, il fuoco, la direttrice, che è una retta parallela all'asse delle x, e graficamente è questa, e l'asse di simmetria. Partiamo dal vertice. La x del vertice si trova a meno b fratto 2a. Quanto vale b? 2. Con il meno della formula, meno 2. Da noi a vale meno 1. 2 per meno 1 fa meno 2. La x del vertice vale 1. Troviamo la y del vertice. In questo caso io sconsiglio sempre di utilizzare questa formula, andare direttamente a sostituire al posto della x dell'equazione 1. X alla seconda diventa meno 1 alla seconda. 2x vuol dire 2 per 1, 2, più 3 lo ricopio. Facciamo i calcoli, 5 meno 1, 4. Abbiamo trovato così il vertice, che ha coordinate 1, 4. Ora andiamo a trovare il fuoco. Chiaramente il fuoco ha la stessa x del vertice, quindi non perdo tempo. So che la x è 1. Questa volta non abbiamo scappatoie. Per trovare la y del vertice siamo costretti a utilizzare questa formula. Il delta equivale a b alla seconda meno 4ac. Nel nostro caso b vale 2, elevato alla seconda 4. Meno 4ac. Meno 4 per meno 1 per 3. Qui, facendo il prodotto tra i segni, abbiamo più 12. 4 più 12, 16. La y del fuoco si trova facendo 1 meno delta, 1 meno 16, tutto fratto 4a. Da noi a vale meno 1, quindi fratto meno 4. Sopra ho meno 15. Meno per meno più, la y del fuoco è 15 quarti. Quindi le coordinate del fuoco sono 1, 15 quarti. A questo punto troviamo la direttrice. Il delta lo abbiamo già trovato, che vale 16. Quindi sopra ho 16 più 1, 17. Fratto meno 4, come qua sotto. Meno col meno fa più, quindi la direttrice è
y uguale 17 quarti. L'asse di simmetria è semplicissimo perché è x uguale questo, dove questo l'abbiamo già trovato è 1. In maniera molto semplice abbiamo trovato vertice, fuoco, direttrice e asse di simmetria. Come esercizio vi lascio a voi il compito di disegnare questa parabola. Il vertice l'abbiamo già trovato. Come punto 2 dello step per disegnare una parabola dovete trovare le intersezioni con l'asse x. E come punto 3, ve lo dico già, la concavità è rivolta verso il basso perché a è meno 1, è negativo e abbiamo detto che quando è negativo la parabola è triste. Gli esercizi per trovare vertice, fuoco, direttrice e asse di simmetria sono tutti uguali, non ce n'è uno più facile e uno più difficile, per cui a forza di farne tanti vedrete che vi verranno in maniera automatica. Quindi allenatevi. Ormai conoscete il mio modus operandi, sapete bene che alla fine di ogni video lezione vi propongo sempre un po' di esercizi per allenarvi. Per cui, dopo aver visto me, dopo aver capito tutti i passaggi, ora tocca a voi allenarvi e fare pratica. Fate più esercizi possibili, vedrete che prenderete confidenza sempre di più con la parabola. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla fine. Io spero che siate riusciti a capire tutti i passaggi, ma soprattutto che siate riusciti a fare più esercizi possibili. Ricordatevi di attivare la campanella in modo tale che nei prossimi giorni vi arriverà una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video sulla parabola. Argomento che questa volta avete scelto voi nel sondaggio che abbiamo aperto nella nostra community. Mettete un like e passate parola se conoscete qualcuno a cui pensate possa essere utile questo video. Seguitemi anche negli altri social. Mi trovate su Instagram, Facebook e TikTok. Io vi saluto e vi lascio con il mio motto. Se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato.